Buonasera a tutte. Allora, innanzitutto mi scuso per essere sparita 3 settimane, però questo è il periodo dell'anno per noi creative più prolifiche e se non si lavora adesso credo che veramente non si lavori proprio più. Quindi ho fatto talmente tanta roba che ha già preso il volo e sto continuando a farne dell'altra che presto lo prenderà, o almeno spero che presto lo prenderà. E diciamo che prima ho fatto cose poco impegnative, ora sto facendo cose un pochino più impegnate, che poi comunque vi farò vedere. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto scusate per il bicchiere anni 20, però. Cioè, ho anche quelli attuali, soltanto che sono dei bestioni immensi e praticamente devo mettere la telecamera sul soffitto per poter riprendere quello che devo fare. Allora, vi volevo far vedere. Per prima cosa ho fatto degli orecchini al peyote, tecnica peyote, come potete vedere. Ve lo avvicino anche adesso, eh. Allora, diciamo, ho preso spunto da un tutorial che Sara ha realizzato per Hobby Perline. Ho incastonato una madreperla da 25 mm e diciamo che se non erro sul canale di Hobby Perline questi orecchini vengono chiamati orecchini cathedral, una cosa simile, cattedrali. E io li ho un attimino rivisti perché erano lì, lei incastonava un cabochon sì da 25, però un cabochon in pasta polimerica se non erro in fimo, quindi il cabochon era molto più spesso, utilizzava rocaglie Delica 10-0, mentre io ho utilizzato le classiche rocaglie 15-0 e le Delica, scusate, perdonatemi, ma quando arriva il Natale io mi rimbambisco. Ho utilizzato le classiche Delica 11.0 e le classiche rocaglie 15.0. Ho giocato, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Ho giocato con i colori, con il bianco e con il nero. Vedete? Ora non lo vedete perché ho creato questa sorta di spicchi. Infatti li chiamerò orecchini sole, orecchini raggio di luce. Ecco, quell'altro è andato in Francia. Ho giocato un pochino, anche se vedete con le rocaglie, ho fatto un giro bianco, un giro nero, insomma, mi ci sono messa un pochino a giocare, ecco, ho fatto questi piccoli spicchi, con 4 Delica 11.0, una rocaglia bianca a intervallare tra due Delica e due Delica, tra due Delica e via discorrendo. La madreperla è quella che ho preso da Hobby Perline. Il gancio è sempre preso da Hobby Perline, un semplice gancio a monachella. E ho realizzato allo stesso modo, ma leggermente diverso, anche l'anello. Vedete, la fascetta l'ho fatta bianca e nera. Questo è l'anello, però ad intervallare le piccole, diciamo, i piccoli spicchi ci ho messo delle drops bianche, bianche perlate, meravigliose. E perché se voi vedete bene, in questo frangente, nell'unico punto che rimaneva per appendere la monachella, lo spazio non era sufficiente. Quindi ora sull'orecchino va bene perché la monachella va a coprire, diciamo, il fallo. Mentre sull'anello era palese, insomma, che si vedesse, ecco. Vedete? Le Delica sono veramente brillanti. Poi andiamo avanti. Vi faccio vedere un altro paio di orecchini, un altri due paio di orecchini che ho fatto al Brick Stitch. Sono loro. Adesso li faccio vedere per bene, perché. Allora, volevo semplicemente dire. Prima possibile farò un tutorial a Floretta 1986, visitate il suo canale perché è bravissima, che sono riuscita a non far vedere il filo, guardate, nella lavorazione in Brick Stitch non c'è filo, eccolo qua. Questo perché, intanto provo a spiegarvelo così, poi vediamo, questa è l'altra lavorazione che vi volevo far vedere, eh. Sempre in Brick Stitch, rombi e triangoli. Oggi mi cade tutto dalle mani, porca miseria. Quest'altro metto qua. Allora, come vedete, non si vede il filo. Non c'è assolutamente filo. Perché, e questo lo volevo dire a Floretta, ma come Floretta, tante altre creative. Ma molte lo sapranno perché non è una tecnica inventata da me. Anziché quando si sale su inserire un cubo soltanto, si inseriscono due cubi e si inserisce l'ago nel secondo cubo.
sempre naturalmente lavorando al brick stitch. Noterete però, facendo questa operazione, che il cubo esterno andrà un pochino ad allargarsi, ma non c'è problema perché voi continuate la lavorazione. Alla fine del lavoro ripassate a, diciamo, cucendo insieme i due cubi affiancati, e come potete vedere non si spostano di una pezza. Ecco, questi sono gli orecchini che ho fatto al brick stitch, questi altri sono quelli lì, e questo è l'anello. Allora, per il momento vi saluto perché voglio fare un altro video con un'altra due paia di anelli che ho fatto. Un bacio a tutti e ciao ciao!